finalmente, al giorno della premiazione del concorso di disegno, mi fermo a... Lo spirito è quello di Cupertiano, ma come ogni concorso che si rispetti, un vincitore doveva pure esserci. 54 le opere originali inviate per il concorso Mi fermo a, proiettate durante la serata finale allietata dalla musica del cantautore salernitano Cesare Savastano. Non è stato facile per la giuria scegliere l'opera vincitrice. Ho premiato non solo la creatività, ma anche il messaggio che è arrivato. Un messaggio a volte di sofferenza, però a volte anche di speranza, a volte di ombre, ma anche di luce. A tutte le età, questa è stata la cosa bella, dai bambini più piccoli anche alle persone più grandi. A loro modo hanno raccontato la loro realtà, la realtà anche del cuore. Al primo posto questo disegno realizzato da Vincenzo Valese, che racconta così la genesi della sua opera. Per esprimere un pensiero attraverso l'arte, perché l'arte non è soltanto qualcosa di estetico, è qualcosa che parte fondamentalmente dall'artista, e l'artista poi lo deve trasmettere a chi vede l'opera. E in modo particolare bisogna non soltanto a livello estetico esprimere qualche cosa, ma bisogna anche dare un significato all'opera e giustamente poi comunicarlo, in modo che arriva non soltanto all'artista ma anche a chi lo vede. Ed ecco il premio consegnato nelle mani di Valese, realizzato dall'artista siciliana di Augusta, Valeria Cipriani. L'ho creato veramente in un periodo particolare della mia vita, e diciamo che è stato in concomitanza con il Covid, quindi mi ero appena trasferita qui a Salerno e ho scoperto questa mia, tra virgolette, dote, che appunto è venuta fuori. E quindi questa è la mia prima opera che dono con tutto il mio cuore al vincitore di questo concorso. Soddisfatti gli organizzatori, Pietro Ravallese della Casa dei Fili d'Erba e la scrittrice salernitana Lucia Quaranta. Per noi sono vincitori tutti e 54 i lavori, perché hanno creduto nello scopo del concorso Mi fermo a, ossia fermarsi per un attimo da questa realtà frenetica e per un certo senso ricongiungersi con se stesso alla vecchia maniera, con una matita, una penna, un foglio di carta, ed esprimere i propri sentimenti. Noi siamo stati particolarmente onorati e privilegiati, perché dai lavori pervenuti non solo ci sono stati dei disegni bellissimi, quanto anche messaggi di didascalia, addirittura poesie, che hanno accompagnato i lavori.